Ben ritrovati ragazzuoli sul canale di Daniele. Da quanto è che non tocco in Sound Mind? Me lo sto chiedendo in questo preciso istante. Beh, ovviamente per motivi personali, quindi direi che dobbiamo fare un piccolo recap. Noi qui siamo da Lucas, nella foresta, la nostra ultima registrazione. Esatto, guardate che bella immagine. Wow, meravigliosa. Stupenda. Comunque, dobbiamo entrare nel bunker. Per entrare nel bunker ci serve un codice che stiamo ottenendo dalle stelle. Esatto. Adesso siamo sfuggiti per un pelo a Lucas che ci stava bombardando e abbiamo aperto questa porta. Di conseguenza, innanzitutto vi invito ragazzi a lasciare like, iscrivervi al canale, attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui contenuti che pubblico regolarmente. Andiamo avanti. Oggi non ce n'è per nessuno, eh? Dobbiamo buttare giù il nostro Lucas, il nostro persecutore. E questo posto è alquanto inquietante. Lì c'è la cucina. Allora, con un po' di circospezione, rientriamo nel mood. Ovviamente ragazzi, io intanto vi invito anche a seguire l'altra serie principale che sto portando sul canale, ovvero Dead Space. Cosa diavolo sta succedendo? Maledizione, ecco ancora il nostro filo spinato, siamo tornati in guerra. Aia. No. Allora, bisogna scappare? Aspetta, voglio raccogliere questa roba, scusa. Allora, prendiamo lo specchietto che ci indica la via. Giusto? Siamo circondati. No, qui c'è la... Ma possiamo uscire? No, non possiamo uscire. Evidentemente non possiamo uscire. Ah, ok. Abbiamo questo circuito. Stiamo per morire. Siamo messi malissimo. Malissimo. Ma qui è tutto chiuso. Dobbiamo attivare questo interruttore. Ma qual è questa maledizione? Maledizione, maledizione. Io non vedo, a parte queste figure minacciose. Ah, fuori. Dobbiamo andare fuori però. Ok. Ah, dobbiamo fare lo stesso giochetto di prima. Con questi qua che ci stressano l'anima. Perfetto, con calma facciamo tutto. Con calma facciamo tutto. Serve lo specchietto. Mi riserve lo specchietto. Esatto. Adesso ci riserve questa. No, piano, piano, piano. Piano, piano, piano. Che è successo? Non mi di. No, no, da capo, vero? Da capo? Non ci credo mai. Non ci credo. No, vabbè. Allora, aspetta un attimo. Ok. Fatto? Aia. No. Devo entrare, ok. Certo che devi. No. E che facciamo qua? Possiamo mettere la maschera? Esatto. Che chiuso. Dunque, maledetti. Ok, qui.
Via. È aperto. Vita. Rompiamo tutto. Senza paura. Aia. Mettiamoci la nostra mascherina. Chiave. Chiave C. Chiave B. Guarda che maledetto. Guardalo. Maledetto. No. Oddio. Qua c'è chiuso tutto. C'è chiuso tutto il bastardo. Se saliamo qui sopra che succede? Qua, ok, ok. No! Piano, 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 piano. Via da qui. Dai, no! Apri. No. Dai. Ma dai. Ma dai. Tutto molto più semplice. Esatto. Piano. Possiamo mettere la maschera adesso, no? Ah, ok. La valvola ci serviva per... Finito tutto? Eh sì. Eh sì. Però scusa, prima abbiamo preso anche altre chiavi. Perché non controllare effettivamente se... E qui si apre, vedi? Qui c'era una valvola da inserire, o no? Era una chiave. Una chiave che comunque abbiamo. Esatto. Ovviamente non ci andiamo subito, perché dobbiamo un attimo capire. Abbiamo un'altra chiave e una valvola. Questa è la porta che abbiamo sbloccato. È ok. Da questo lato c'è del materiale arcobaleno. E qui c'è, qui c'è un'altra password, ragazzi. Esatto. Noi siamo qui. Torre di controllo, centro visitatori. Eccola qua. Perfetto, ci siamo dentro. Ci siamo dentro. Qui? Qui non c'è la chiave, però. Vabbè, intanto andiamo a... Andiamo a recuperare l'altro numero della password. Arriva in cima alla torre di controllo. Ecco la chiave. Chiave scogliera. Guida delle vigili del fuoco di Elysium State Park. Conosci il territorio. Per poter svolgere i compiti al meglio delle tue capacità, dovresti essere in grado di identificare correttamente i punti di interesse locali. Fort Sonder, un'installazione dell'esercito americano in disuso, costruita durante la guerra fredda. La base comprende un bunker sotterraneo e una torre radar, che è quella che dobbiamo raggiungere noi. Impianto per il trattamento delle acque, un impianto di desalinizzazione dell'acqua di mare e il più grande fruitore di acqua a Milton Haven. E l'abbiamo già fatto. Chiesa degli occhi del benedetto cimitero, mannaggia, costruita nell'entrato XVIII secolo. La chiesa comprende anche una cripta storica scavata nella montagna. Torre radio, originariamente costruita per servire Fort Sonder, la torre radio ora è usata dalle stazioni radio civili di Milton Haven. Stazione della funivia, trasporta centinaia di migliaia di visitatori ogni anno da e verso il punto di osservazione e il centro visitatori dell'Elysium State Park. Consiglio, c'è anche una tavola calda eccellente. Questa è la torre radio. Quindi stiamo per ottenere il nostro secondo lascia passare per il bunker. Perché ci abbiamo questa... vediamo un po'.
Lo so che sentite il mio raffreddore, ragazzi, lo so, lo percepisco. Il raffreddore è una maledizione. Ma lì c'è una luce rossa. Ah, ecco, ok. Perfetto. Alla grande, no? Giusto? Lì è chiuso, facciamo il giro. Quello è un dirigibile che raggiungeremo sicuramente. Allora, guardiamo il cielo. Lì c'è il 5, e ok. Vabbè, qua dovremmo trovare. Eccolo qua. Eccolo. Però, scusa, ma non vediamo bene da qui. Eccolo. 3, 4, 6, 9, 5, 6. Non ricorderò mai della vita. Allora, 0, 8, 1. Quindi 0, 1. 2, 3, 4, 5. Ah no, fatto. Perfetto, è 1. 1. Ok. E qui a quanto pare sembra che abbiamo purificato la zona. Quindi la nostra prossima direzione sarà lì e lì. Ci mancano quegli ultimi due segnali. Che cos'è? Un razzo di soccorso. E dove va? Si capisce. C'è nulla, no? Vero? È andato esattamente lì. Potremmo raggiungere quella postazione. Adesso vediamo. Comunque abbiamo due strade. Due strade, non una. Perché possiamo andare qui alla scogliera. Ok. Mazza quanto sono ripide queste scale. Esatto. Oppure dall'altra parte. Perché abbiamo abbiamo anche l'altra, aperto l'altra zona. Guarda lì, guarda. Non è che magari si ricongiunge da questo lato. No, qua finisce. Dobbiamo andare a vedere, dai. Per forza. Non possiamo dare un'occhiata. Non dare un'occhiata. Questa non è l'esercizio. La chiave si trova all'interno. L'ho già detto. Non possiamo non andare a dare un'occhiata. Siamo obbligati. Abbiamo per adesso il 5 e l'1. Vediamo un po'. Ecco qua, vedi? Tutte mine sono qui. Però non ci feriscono. Ok. Basta un po'. Questo era il campo minato. Avevamo letto di questo campo. Che bello il rumore dell'acqua. E lì? Cos'è quel puntino verde? Mannaggia, l'acqua non si vede. Non è Lucas? No, non credo. Allora, questi campi elisi. Ora vedo che il regno dei morti virtuosi e il regno degli eroi sono la stessa cosa. Un canto di trionfo. Tre volte sono passato attraverso questo mondo sotterraneo e verso il mio quarto eterno. Sconosciuto. Abbiamo fatto benissimo a venire qua. Esatto, qui siamo al belvedere. Adesso dobbiamo andare verso la scogliera, quindi presumo da questa parte, giusto? No, questa è la funivia. Vabbè. Perché fare ipotesi quando possiamo andare a controllare di persona? Foresta sud, perfetto.
Capanna del Ranger l'abbiamo fatto, dobbiamo andare a Foresta Sud, sì. Qui stiamo attenti, io andrei col fucilozzo, eh. Perché adesso arriveranno nemici, sicuro. E chissà quel razzo dov'è, perché qui nella foresta non si vede bene. Qui c'è una... Questa è la capanna del Ranger, sì. Ah, ecco, siamo tornati qui, alla capanna del Ranger. Non ci interessa per ora. A noi ci interessa andare in direzione. Guarda, qui l'antenna è caduta. Traliccio caduto. C'è qualche nemico sicuro. Qui non ci possiamo muovere, eh. Ci fa entrare. Se c'è qualche oggetto da recuperare qua. No, ma qua ci facciamo male. No, I'll come back for this if I non need it. sono convinto. Oddio, vi sono cielo. È lì. È quello il razzo? Cosa abbiamo qui? Ah, un po' di robina, vai. Oh, vedi? Era quello della resistenza, vedi? Bastava dirlo, bastava chiedere. E ci siamo dentro. Lì c'è un altro... quello è il razzo. Giusto? No. Adesso va là a trovare. Vallo a trovare. I can't carry that much ammo. Ragazzi, seguiamo la luce, dai. Che abbiamo fatto il nostro primo incontro con Lucas. Allora, le luci sono, allora, 5, 1, ponte centrale, andiamo da questo lato, attenzione, mi dà un segnale, ah no, vabbè, questa è quella che abbiamo sbloccato prima, eccolo il razzo. Eccolo, mettiamoci il fucile, va. No, Lucas, no. Ma che ostile, sei tu che io ti passo sotto le gambe, eh? Io ti passo sotto le gambe. No, ci ammazzi. Siamo morti. Siamo morti. Siamo super morti. Siamo super morti. Beh, dai, era scontato, su. Eccolo. Non ci ha visto. Oh mio Dio. Questo razzo, io non faccio fatica a credere che sia stato lanciato dal nostro amichetto lì. Rompipalle. Ecco cosa dovevamo fare. Allora, quello sta lì. Foresta est. Pianissimo, vai pianissimo. Allora, lui sta andando da quella parte, quindi io, per non sapere né leggere né scrivere, andrei da questo lato. Parco giochi.
E la cosa non mi piace. Centro della foresta. Ma mi sto chiaramente perdendo. Allora, cerchiamo di andare nelle zone limitrofe, quantomeno per vedere se ci sono cose da poter recuperare. Tipo, vedi? The storm of bullets over my head. I took cover and called in air support. We soon heard a low flying jet above us and then felt something in the air. Ci racconta un po' la storia di Lucas. Adesso andrei sempre. Oh, eccolo. Sta venendo di qua. No. Non rompere. Ho visto un laser proprio paurosissimo alle mie spalle. Eccolo, sta qua. Ma questo viene fino a qua, non ho capito. No, qua non c'è niente. Che cosa c'è? Un manichino? Never Lose Hope Hospital. Sì, è Tonia? Dove sta? Dov'è? Andiamo verso la luce. Detto così sembra brutto. Qui c'è il parco giochi però. Ecco, vedi? Mo non esagerare, dai. Eccoci. Vai via. I must have blacked out because I suddenly found myself back home, standing over the lake, hunting rifle in hand. Ma dentro queste tende saremo al sicuro? I saw a monster of my own making. My shadow. Andiamo via, andiamo via, andiamo via. Cos'è, un'altra antennina? Possiamo raggiungerla da qua? Mine, ok. Mine e cimitero, che bello, bei luoghi. Ci mancava il cimitero. No, 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 no. Oddio, qua non possiamo entrare. Dimmi che non viene qua. No, dai, vai via, maledetto. Che ansia. E niente, tocca andare più al cimitero, vabbè. Guardiamo il lato positivo, ce lo togliamo subito, va. Aspetta però, qui c'era, esatto. Piano. Andiamo nascosti. Ma ci ha visto? Ma come ha fatto a vederci, dai? Ecco, non puoi venire qua.
poi ancora, ancora devo capire come funziona. Il damage di questi qua. Che una volta un colpo di fucile muoiono. Poi ne servono 6. Poi ne servono 5. Ecco. Messo. Sprecando un botto di colpi per fucile, mannaggia. Ecco la chiesa. Non chiedetemi perché sono da questa parte. Oh, eccoli. Questi sono quelli grossi, eh? Sì. No! Può morire? Vedi, non capisco, non muore, non muore. Non capisco, guarda quanti colpi mi ha fatto sprecare. Guarda quanti colpi mi ha fatto sprecare. Esagerati. Esagerati. Chiesa Occhio del Benedetto. Ci siamo. Here we are. Oh, colpi il fucilosso, sì. Salve. Eh no, però non mi potete chiudere la cosa. Arriva in cima al campanile. Ah beh, il campanile sarebbe dove punta il faro, no? Voglio vedere che c'è qui. Aia. Medaglioni. Programma di lezioni di questa settimana. Padre Krill. I legami storici della mitologia greca, l'astrologia e le moderne pratiche e fedi giudeo-cristiane per tutte le età. In programma antica Grecia, miti e morale. Cosa possiamo imparare dalle storie di Medusa, Icaro, del Minotauro e dei Ciclopi. Include una divertente caccia e medaglioni per bambini. Tu a piedi del campanile chiede medaglioni per sbloccare. Le stelle sono buchi sul pavimento del Signore. Astinenza, ma il Signore Dio tuo più che te stesso. Ok, abbiamo già capito bene o male tutto quello che c'è da fare. Ovvero recuperare questa roba. Aia. Che pazienza. Qui ci sarà un medaglione, no? Resident Evil 7 questo. Eccolo, Icaro. Non c'è manco più la porta push, però. Ok. Che bello scherzetto. Ah, grazie. Ragazzi, dunque, famosa HP. Allora, no. Oddio.
Una bara. Sono andati via? Mo stanno tutti qua sicuro. Usiamo sta cosa, va. Dai. C'è sempre questo qua dietro. Ci manca un medaglione però. Rimane lì quello. Starà qua il medaglione, guarda. Esatto. Dai. Andiamo a mettere questi medaglioni. No. Ovviamente c'è una combinazione, giusto? Con calma. Allora, programma Medusa, Icaro, Minotauro, Ciclopi. Medusa, Icaro, Minotauro, Ciclopi. Medusa, Icaro, Minotauro, Ciclopi. Medusa, Icaro, Minotauro, Ciclopi. Vedi? Tutto a posto, ci siamo. L'ansia che sale. Eccola qua. Tutto torna. Purifichiamo questa zona, va. 9, 7, 0, 8, 2, 6, 5, 1. Allora, 0, 1 e 2 me li ricordo. Il 3 no. 3, allora qua, saranno 4. No. Ecco il 4. 0, 1, 2, 3, 4. Perfetto, era il 4. Quindi 5, 1 e 4 abbiamo fino adesso. Ok, qui si è chiuso, ma si è aperta qua. E che è? Dark Souls. Anzi, più Bloodborne qua, dai. Oh, e qui c'è il cimitero. Attenzione. Esco qualche zombino. Questi occhiali? Siamo noi? L'avevamo già visto questo. Gli occhiali. Ma l'abbiamo visto. Ok, va bene, va bene. E questo? Rientriamo in chiesa qua. Ah, ok. Ma guarda, ti dirò, centriamo, lo sai per fare cosa? Per prendere un po' di razzi. Esatto, quello che ci serviva. E questo è fatto. Adesso ci manca praticamente le mine. Però se non erro, la mia micetta. Come la mia? Tonia? Ma ragazzi, non scherziamo, eh.
Etonia. Ma grazie. Sì, eh. Troppo per noi, per la nostra sanità mentale, Dio santo. Che c'è qui? Perché mo ci ha fatto? Qua non ci sta niente, cioè. Ho fatto sprecare due cose per nulla. Qua che c'è su questa tomba? Continua a darci questi... indicazione di utilizzare lo specchio, ma poi alla fine... ah, allora potevamo farlo anche su quell'altro. Aspetta un po'. Esatto, su questo lo potevamo fare. Però non credo serva... serve a qualcosa. Vediamo un po' di luce attorno. Ma se attorniamo il cazzo, eh? Forse la luce ci protegge da... da qualche cosa. Chi lo sa. Attenzione che abbiamo più dei razzi qua. Bravo. Sinceramente non mi va di tornare in chiesa a prendere. Tocca tornare in chiesa, eh? No, dai, ti prego. Ah. Ma dai, vabbè che sta qua vicino. Che pieno, ma sono infiniti questa riserva di razzi. Chissà. Qui stiamo facendo veramente giorno, eh. Guarda che belli i nostri numeri. Sulla ruota di Roma. Scenditi. E di qua invece cosa c'è? Ok, raccogliamo tutto. Perfetto, mi sento confident. Aspetta, possiamo... ma scusa, eh. Esatto. Non serviva. Attenzione, siamo arrivati a questa casa. Cos'è questo? Catacombe. Ci mancavano, guarda. Corpi morti. Perfetto, e fin qua ci siamo. Sì, eh? No. 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 Maledetti. Dai. Ma dai. Che bastardi. Uff.
Uso una pasticca. Vediamo un po' di vita almeno. Non altro pure, va. No. Qui toccava usare. No, ho fatto una cazzata. Infatti, sono stato stupido io qua. Riprendiamoci, tanto di queste per adesso pare che ne troviamo abbastanza. Full che? Full che? Che so, proiettili per la pistola? Eccolo. Maledetto. E niente, fucile è andato. Il fucile è andato. Voglio uscire da qui, non mi piace questo ambiente. Anche gli altri, per carità. Ok. Cos'è qua? No, sì, vabbè. Sì, vabbè. Cosa? Oh mio Dio. Per un attimo ho temuto il peggio. Ho detto, capirai, qui siamo freschi. Qui siamo freschi. Bel silenzio, sì. No. Ah, si è accesa? Pensavo fosse rotta. Cosa abbiamo qui? Là sopra c'è, esatto. L'ho preso? Yes. Quindi questa è... Oh. Ma siamo arrivati? È qui che dobbiamo andare. Dunque. Aspetta. Dobbiamo trovare il modo di salire. Maledizione. Come si fa? Come si fa? One eternity later. Mad. Santo cielo. Santo cielo, santo cielo. Vabbè, no comment. Staring out the window a lot. Yes, I apologize. It's about that cat of yours, Tanya, right? I'm sorry. No. Can you hear me? My name is Rosemary James. I need your help. Lucas, is everything all right? Rosemary James. E perché Tanya è morta?
Tante cose non tornano. Comunque penso che la combinazione sia esattamente già in ordine. Ma è chiaramente un 6 questo. No? Ok. No. Un 5. Entra nel bunker, ci siamo. Ci siamo, è giunto il momento della verità. È giunto il momento della verità. Il momento della verità è che a sto punto, ragazzi, io direi che vediamo la prossima volta. La prossima volta penso che praticamente siamo giunti al finale, ci dovremmo essere, perché questa è l'ultima registrazione. Dopodiché dovremmo scoprire tutto ciò che si c'era dietro il mistero di Insound Mind. Quindi nulla, io vi invito a lasciare un like, mettere mi piace, attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui contenuti che pubblico regolarmente, e con la tristezza nel cuore vi dico che ci vediamo alla prossima.